1499 Caterina d'Aragona, di 12 anni, sposa per procura Arthur Tudor, il principe di Galles, anch'egli di 12 anni. 1536 Anna Bolena, la seconda moglie di re Enrico VIII, viene decapitata a Londra, aveva 29 anni. 1568 La regina Elisabetta I ordina l'arresto di Maria, regina di Scozia. 1585 Le navi inglesi nei porti spagnoli vengono confiscate, questo servì come dichiarazione di guerra. 1662 L'atto di uniformità fornisce il consenso al libro di preghiera inglese rivisto e nega il diritto di prendere le armi contro il re, distruggendo il presbiterianesimo nella chiesa e vietando l'importazione di letteratura contraria alla fede cristiana. 1879 Nasce Nancy Witcher Astor, la prima donna a prendere un seggio alla Camera dei Comuni. Era la moglie di William Walford Astor, secondo visconte, politico inglese ed ex proprietario del quotidiano Observer. 1898 muore William Gladstone, statista e primo ministro britannico. 1935 muore T.E. Lawrence, soldato e scrittore inglese, noto nel mondo come Lawrence d'Arabia. 1940 Churchill parla per la sua prima trasmissione come primo ministro. 1984 muore John Bateman, poeta inglese. 1997 i neoeletti parlamentari dello Sinn Féin, Gerry Adams e Martin McInnes, visitano le strutture della Camera dei Comuni britannica per 24 ore. 1997 il segretario alla salute Frank Dobson annuncia il divieto di sponsorizzazione a eventi sportivi da parte delle aziende produttrici di tabacco.